Siamo con il professor Marco Acutis all'incontro nazionale del CIB, Biogas Italy, e l'abbiamo catturato immediatamente dopo il suo intervento perché ha fatto un intervento, a nostro avviso, memorabile, di altissimo valore e all'interno di una riflessione che Ecofuturo produce, insomma, cerca di dare un contributo da molti anni. Siamo in diretta, quindi grazie professore di aver accettato Prego. Questo confronto immediato. Allora, tanto per capirsi, noi siamo coloro i quali alcuni anni fa hanno fatto il funerale all'Aratro e a Padova, dove facevamo precedentemente il nostro evento nazionale, il festival, abbiamo installato un monumento alla fine dell'era dell'aratro, quindi con un orto bioattivo che stocca la CO2 e un aratro sovvertitore, quello che appunto rimette in continuazione la CO2 della terra in aria, che è un'invenzione del 1900, non di tutto il tempo precedente, perché prima i buoi non riuscivano a fare questa operazione. Allora, innanzitutto, quanto è il disastro prodotto nell'ultimo secolo da parte di un'agricoltura che ha rovesciato tutte le zolle? È sostanzialmente invalutabile, tanto è grande, perché si è espansa in aree di bassa fertilità, rapinando una buona parte di questa fertilità, esaurendo i terreni e creando nuove aree di desertificate. In molte aree dove c'era un alto livello di sostanza organica, l'abbiamo dimezzata immettendola in atmosfera, quindi stiamo parlando di un danno difficile da quantificare perché non avevamo realmente in dettaglio la condizione del passato, ma consideriamo di aver nei suoli agricoli di aver almeno immesso in atmosfera il 50% della CO2 che era stoccato come carbonio dentro i suoli. Vi faccio un esempio: se noi migliorassimo dello 0,4% il carbonio dei suoli che noi abbiamo in questo momento, compenseremo tutte le emissioni mondiali. Iniziativa 4 per 1000 internazionale, non una stima mia, esiste una iniziativa internazionale di cui il CIB è socio. Certo, noi seguiamo da molti anni le 4 per 1000 francese, che insomma ogni tanto dico anch'io qualche parola strana, e quindi le dimensioni sono epocali, anche perché in termini di gli aratri sono cresciuti di anno in anno di profondità. Cioè, noi abbiamo messo in questo monumento, abbiamo messo una foto di un aratro storico recente, costruito a Perugia con un vomere profondo 2 metri. Allora, in realtà bisogna dire una cosa: gli aratri che hanno superato i 40 centimetri di profondità non sono tantissimi, ma 40 sono già troppi. Ci sono aratri che fanno 2 metri di profondità, servono per l'impianto di frutteti e dovrebbero essere, già non c'è ragione, ma dovrebbero essere usati una volta ogni 20 anni, quando si fa il nuovo frutteto. 40 centimetri però, ripeto, che è l'ordinario che si può fare con un trattore gommato, perché sennò l'inclinazione della ruota fuori dal solco e della ruota dentro il solco diventa troppo alta, è già comunque troppo. L'ho detto nell'intervento, ma il 70% delle superfici sudamericane non usano l'aratro, seminano direttamente su sodo, e gli Stati Uniti sono vicini al 50% per le grandi culture erbacee, evidentemente. Quindi seminano già direttamente su sodo anche il Sud America, e su che base? Con quali tecnologie? Allora, qui c'è stata una delle problematiche che noi abbiamo avuto, perché loro hanno risolto facilmente le problematiche di diserbo e le problematiche di diversi insetti dannosi, in particolare la piramide del mais, usando organismi geneticamente modificati. Noi ci abbiamo messo un po' di più per capire come dovevamo fare senza usare, come è vietato in Europa, organismi geneticamente modificati, ma abbiamo appunto le nostre strategie. Bisogna 3 principi fondamentali sono da rispettare, che peraltro li ha sanciti la FAO, e dicono che il suolo non deve essere mai rovesciato, deve rimanere nella stratigrafia originale, deve essere sempre coperto o da culture o da residui culturali, e ci deve essere una rotazione che includa almeno 3 specie.
Se non facciamo queste tre cose, l'idea di non usare l'aratro fallirà, perché dobbiamo creare un ambiente biologico più favorevole. Se arriva un patogeno, deve trovare una ricchezza microbiologica che gli impedisca di affermarsi. Come otteniamo la distribuzione della sostanza organica? Con i lombrichi. In Sud America si vendono i terreni contando i lombrichi in una zolla di terra. Quindi, se noi non usiamo... La densità del lombrico si misura. Si misura la quantità di lombrichi in un'unità di volume. E ti do più soldi se ne hai di più, nel momento in cui trattiamo una compravendita di terreni. Ci sono molte tecniche che si fanno vedere i benefici dell'agricoltura conservativa. Il carbonio aumenta, la sofficità del terreno aumenta, le rese non aumentano ma non diminuiscono. Bisogna avere una fase di transizione nelle nostre aziende di almeno 3 anni. In questi 3 anni vedremo una leggera diminuzione della resa, perché c'è un cambio radicale da fare. Il suolo diventa non più un sistema che noi sfruttiamo, ma un sistema integrato che consente di produrre. Quindi, certo, dovendo modificarsi tutta la biologia del suolo, che è a supporto di questa nuova possibilità, ci vogliono 3 anni di conversione. È visibile su tutti i manuali tecnici, ce lo dicono. Ma dopo 3 anni otteniamo migliori risultati dal punto di vista globale e anche economico. Perché? Perché abbiamo abbassato le spese. Quanto gasolio non abbiamo più bruciato, oltre a essere inquinante, è anche una spesa che noi abbiamo nettamente abbassato. L'aratura è una delle voci più costose. Il sistema si può adattare bene anche a sistemi dove c'è scarsità d'acqua, la presenza di residui copre il suolo e impedisce le perdite per l'evaporazione. Noi conosciamo un'azienda della Puglia, quella di Massimo Borrelli, che produce la pasta arte, che da 12 anni lui ha ripreso terreni morti praticamente, in crisi anche di cuneo salino, e ha raddoppiato la fertilità del suolo e senza mai più usare, lui non ha mai usato l'arato, ha sempre usato la piccola aratura e ovviamente la semina su sodo. Si diceva che non era adatto a tutte le tipologie di terreno, invece abbiamo capito che non ci sono tipologie o condizioni che a priori dicono che non si possono fare tecniche di agricoltura conservativa. Ovviamente bisogna avere conoscenze tecniche, bisogna essere focalizzati con una conoscenza specifica dove la si fa, ma non esiste un posto dove io posso dirti non si fa questo. Esatto. Un'ultima domanda, perché non la voglio tenere impegnato troppo, anche se io starei qui a lungo, tanto ormai il viaggio l'ha fatto, l'hai fatto, come si diceva, per cui non c'è problema. No, la partita a questo punto potrebbe essere giocata a livello mondiale, cioè corrispondere agli agricoltori che fanno questa scelta i crediti di carbonio. Esattamente, questa è una situazione che si va creando. Esiste un mercato obbligatorio in cui attualmente i crediti di carbonio da agricoltura non sono riconosciuti, sono riconosciuti solo quelli da foreste. Esiste però un mercato volontario dove le quotazioni dei crediti sono sensibilmente inferiori a quelle del mercato obbligatorio. Scusate, che le aziende comprano per costruirsi una neutralità sostanziale di carbonio, non è solo per fare immagini. Ma è riconosciuta? In questo caso il carbonio che provenga da un'agricoltura di questo genere, sì, è riconosciuto? Può essere riconosciuto, esiste Verra, che è un grandissimo certificatore a scala mondiale col supporto della World Bank, che è la Banca Mondiale per la Cooperazione e lo Sviluppo, quindi non è una banca finanziaria ma una banca che vorrebbe incrementare il benessere della popolazione, che riconosce il carbonio è una procedura di certificazione, e qualcuno se lo compra sostanzialmente a fini di immagine. In questo momento è un mercato volontario, non posso compensare i crediti in una compagnia aerea con questi, però Microsoft l'ha comprato per fare bella figura. Il mercato è circa un cinquantesimo del mercato obbligatorio, per intenderci, certo. Ma se cominciamo a riconoscerlo, e oggi siamo sempre più in grado di rendere questi crediti ottenuti da agricoltura, chiamiamola genericamente rigenerativa, siamo in grado di certificarli sempre di più, siamo in grado di verificare che effettivamente viene fatto quello che viene dichiarato, forse faremo un passo, l'Europa farà un passo avanti sicuramente quest'anno verso riconoscere in qualche modo l'incremento di carbonio nei suoli. A scala mondiale, sarebbe veramente importante.
Importante, se pensiamo al percorso anche statunitense che hanno fatto, hanno incrementato il carbonio nei suoli e hanno beneficiato di una serie di vantaggi. Quindi la scala è dappertutto, anche perché vendere un prodotto a scala locale e dire il nostro formaggio è anche, dà anche un contributo non solo alla qualità gastronomica, ma anche all'ambiente, l'agricoltura che cambia la sua posizione da produttore di un bene a scapito di qualsiasi altra cosa, a un produttore di servizi ecosistemici, dove noi certo che produciamo il cibo, primo obiettivo, ma altrettanto possiamo produrre energia e ancora possiamo produrre qualità dell'ambiente, non solo dal punto di vista qualità delle acque, riduzione delle emissioni, ma anche bellezza del paesaggio. È uno dei fattori che vengono considerati. I francesi pagano in qualche caso la bellezza del paesaggio in qualche modo e hanno agronomi paesaggisti specializzati, quindi dobbiamo integrare tra loro le diverse opzioni, non farlo magari alla sudamericana dove vedete mais per una giornata di lavoro di una seminatrice che va ai 24-25 all'ora, per intenderci, magari creare il nostro paesaggio, ma l'agricoltura conservativa è del tutto compatibile su scale anche piccole. Sì, la strategia Farming for Future del cibo risponde a questi criteri. Noi, come le dicevo prima, stiamo lavorando a scrivere un libro, La terra salvata dalla terra, per vedere di mettere a sistema questo. Manderemo il suo intervento in streaming, quello che ha fatto in sala, perché è stato registrato, credo, con il suo consenso. Sì, io non ho problemi. E quindi sarà veramente un viatico per proseguire lungo questa strada. Le chiedo solamente di, come dire, rimanere in contatto, compatibilmente ovviamente ai suoi impegni, perché stiamo mobilitando non solo gli agricoltori, ma un movimento di cittadini che grazie all'orto bioattivo impara questo criterio. Io ad esempio a casa mia ce l'ho ormai da 4 anni, ma ormai tantissimi lo stanno imparando, quell'orto produce in maniera enormemente superiore e io non tocco più la terra da 4 anni. E ad esempio quest'anno ci ho messo delle capsule innovative per fare la prova se compostavano, una capsula che non passa dalla bioplastica ma che è fatta solo con materia compressa, e se l'è mangiata in un mese il nostro orto bioattivo, quando l'organismo di certificazione ci ha messo più di un anno per fargliela mangiare. Si può veramente ottenere a un altro livello di prestazioni dalla biologia del suolo, a piccola e a grande scala, perché nell'orto familiare a volte sono stupendi, a volte sono invece molto negativi. Ho messo un po' di letame, poi uno va a vedere, calcola la dose e scopre che ne ha messo il triplo del fabbisogno. No, ma noi usiamo una tecnica innovativa che sta facendo un miracolo, e questo sarà il nostro contributo al nostro dialogo, che lavora ricostituendo le sottostrutture della foresta. Il risultato, io che sono un incapace agricolo assoluto, nonostante che ho avuto ruoli in Commissione Agricoltura della Toscana, ma non ci ho mai capito niente come agricoltore, ottengo dei risultati fantastici a prova di bischero, proprio perché con questo elemento riesco a fare la differenza. Insomma. Ci vuole una... Allora, alcune situazioni sono abbastanza facili come trasferimento. Bisogna sceglierle bene, ci vuole molta conoscenza di tipo scientifico, perché la soluzione che è ottima in una certa situazione pedoclimatica, in una certa area, non è più la stessa. Certo. Se passiamo dalla nostra Italia, dal Trentino alla Sicilia, certo, dal mio orto all'agricoltura c'è una storia diversa. Dovremmo adattarci in diverse situazioni, ma ci sono e possiamo formare le risposte, possiamo anche provare qualcosa. Scusate, invece di provare l'ennesimo nuovo diserbo, proviamo a cambiare il tipo di agricoltura, però su di uni qualcuno è confidente, sull'altro non ci siamo ancora. Proviamo a pensare se potessimo farne a meno, cioè cambiamo la nostra mentalità, risparmiamo se possibile e otteniamo gli stessi risultati. Ce lo dice qualcuno che si chiama solo FAO. Quindi noi, ovviamente, lei ci farà avere questa cosa che ci manca, mi mancava, ci ha dato un sacco di, capite che sogno oggi, che speranza per noi ecologisti, per noi che lavoriamo a questo sogno di rimettere il mondo in equilibrio. Oggi vi è stato proposto, ci è stato proposto, ce la possiamo fare, questo ci ha detto il professore, proprio utilizzando quelle terre agricole che diciamo possono diventare le protagoniste della nostra salvezza futura.
Beh, il titolo che abbiamo scelto del libro, La terra salvata dalla terra, non è male, vero? Ottimo, veramente un titolo che proverò fa in tutti i modi a coinvolgerlo in qualche maniera. Grazie. Va bene. Questa è la dimostrazione, alle volte qualcuno ci polemizza, ah ma voi siete per il biogas? Sì, noi siamo per il biometano, ma non tanto in quanto molecola biometano, ma perché questo biometano e questo gruppo di agricoltori italiani ha fatto questa rivoluzione e sta lavorando non a salvare solo se stesso e il proprio business, ma a salvare il pianeta. E oggi hanno invitato questo professore che io non conoscevo, mi dispiace, chiedo molto perdono, però come ha visto appena è sceso l'abbiamo acchiappato. Grazie davvero di tutto e complimenti per la sua passione, davvero. Grazie, grazie. Ne siamo veramente molto contenti.